Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere come creare una piccola grafica per rappresentare la lista di numeri casuali che abbiamo generato nei video precedenti. Iniziamo! Benissimo, dove siamo arrivati? Abbiamo creato la nostra lista di numeri, 5 numeri casuali. Ci sono tutti i controlli che ci servono. Se clicchiamo ok, vediamo che funziona. 5 numeri casuali compresi da 1 a 10. Benissimo, cosa cerchiamo di fare oggi? Diamo una piccola veste grafica a ognuno di questi numeri, in modo che possiamo generare i 5 numeri casuali e invece che vedere la lista di numeri così come ce la propone nativamente Scratch, possiamo disegnarli come piace a noi. Io adesso faccio una rappresentazione molto elementare, molto semplice, però può essere un piccolo esempio che si potrà utilizzare in futuro ancora una volta come punto di partenza per eventuali programmi e giochi. Ricordiamo che questo esercizio è un esercizio puramente didattico che però può essere utilizzato come base di partenza per giochi e programmi che si potranno realizzare in futuro. Farò io stesso dei video di giochi e utilizzerò questo codice per la generazione di numeri casuali come punto di partenza, o comunque lo riciclerò per altre parti. Quindi questo codice ha all'interno un sacco di piccoli dettagli che ci possono aiutare a far pratica col sistema e che ci possono servire, ci possono essere utili per programmi futuri. È importante imparare a utilizzare il mezzo Scratch, però è anche importante capire quanto il codice scritto possa essere riutilizzabile, ed è importante capire che si deve riutilizzare il codice. Per questo motivo bisogna scrivere da subito del codice buono e ottimizzato. Benissimo. Vediamo come procedere. Per prima cosa, numero e lista di numeri non ci servono per adesso, non ci servono sullo schermo, quindi possiamo anche nasconderli. Clicchiamo sul checkbox che c'è a fianco al nome, ecco qua, e li nascondiamo. Abbiamo uno stage vuoto. Benissimo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rappresentare 5 numeri. Per rappresentare 5 numeri ci sarebbero un sacco di modi. Il più semplice è quello di creare 5 diversi sprite. Cos'è uno sprite? Uno sprite è un oggetto che può possedere del codice e che può compiere delle azioni all'interno dello stage, quindi dello sfondo, che in questo caso è bianco. Nuovo sprite, andiamo a crearlo. Qui abbiamo lo sprite, nuovo sprite. Benissimo, abbiamo 4 bottoncini. Il primo bottone servirà per utilizzare una libreria che ci viene fornita da Scratch con tutta una serie di immagini che si possono utilizzare liberamente. Il secondo bottone ci permetterà di disegnare il nostro sprite, quindi potremo usare delle forme, dei simboli, delle scritte create sul momento. Col terzo bottone possiamo caricare dal computer un'immagine elaborata in precedenza o scaricata da qualche parte, e col quarto bottoncino possiamo utilizzare la webcam per caricare foto scattate sul momento. Benissimo, a noi in questo momento ci basta la libreria che ci fornisce Scratch, quindi clicchiamo sulla prima icona e ci si apre una, appunto, libreria sprite. Abbiamo un sacco di disegni, di icone, di possibilità. Sono divise per categoria, per tema, per tipo. Noi ci interessano le lettere e i numeri, quindi eccolo qua, lettere e numeri. Nello specifico ci interessano i numeri, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto, clicco su un numero a caso per creare lo sprite. Ok, perfetto, è stato creato un nuovo sprite. Questo sprite in questo momento non possiede del codice. Il nostro sprite in questo momento ha solo un costume. Scratch li chiama così. Cosa sono i costumi? Clicco qui sulla linguetta costumi e vedo l'immagine 0 che ho caricato prima.
Cosa vuol dire questa cosa? Io qui posso caricare diversi costumi per il mio sprite. Quindi lo sprite è un oggetto che può avere diverse, può possedere, può essere rappresentato sotto varie forme. Ogni costume è una forma in cui può essere rappresentato il mio oggetto. Per adesso io ho soltanto la forma che ho caricato, 0. Ho bisogno di caricare tutti gli altri numeri come costumi diversi. Notiamo anche che ogni costume ha un nome distintivo. Questo perché? Perché il costume potrà essere poi, tramite il codice, cambiato e caricato. È molto più facile da fare che da descrivere, quindi vediamolo e facciamoci subito un'idea. Quindi clicco sempre sulla prima icona, scegli un costume dalla libreria per caricare gli altri costumi. Lettere. E vado subito a caricare i vari numeri. 0 l'ho già caricato, quindi devo caricare 1. Se tengo premuto il tasto maiuscolo posso caricare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutti insieme. Clicco ok. Eccoli qua, già in ordine. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto. Ognuno di questo costume sarà una possibile rappresentazione di un unico sprite. Quindi ho uno sprite, lo devo caricare, devo rappresentare il numero 2. Insomma, molto intuitivo. Benissimo. Io ora voglio che questo sprite mi rappresenti il primo, vediamo qui la lista di numeri, il primo valore della lista di numeri. Perfetto, torniamo allo stage e vediamo il codice. Quindi fin qui io faccio generare la nostra lista di numeri. Cosa succede? Una volta che io ho finito di generarla, voglio che venga mostrata al video. Chiaramente non posso chiedere di mostrarla prima di generarla, quindi cosa vuol dire? Che non posso collegare un'azione per questo sprite, perché al click della bandierina verde io genero la lista di numeri. Quindi se chiedo di mostrare lo sprite, se chiedo di mostrare il primo valore della lista cliccando la bandierina verde, non posso farlo, si crea un paradosso perché non è ancora stato generato. Quindi cosa devo fare? Devo creare un comando che venga lanciato alla fine della generazione della lista e che venga intercettato da il mio sprite e che permetta di dare un segnale per far partire la rappresentazione dei numeri. Il comando che abbiamo a disposizione è questo. Nella categoria situazioni invia a tutti un messaggio. Quindi io lo metto qui e cerco di trovare un messaggio personalizzato che venga recepito da tutti gli sprite che devono rappresentare i numeri e che sia univoco, chiaro. Chiaramente il messaggio è arbitrario. L'importante è che io sappia che a quel messaggio corrisponda poi un'azione che devo definire. Lo potrei chiamare anche la 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 il messaggio, solo che magari rischio di confondermi o rileggendo il messaggio rischio di non capire a che cosa serve quel messaggio. Quindi in questo caso io invio a tutti quanti, a tutti gli sprite, il messaggio che è mostra numeri. Perfetto, quando il messaggio mostra numeri viene inviato a tutti gli sprite del programma, gli sprite verranno mostrati. Quindi andiamo sullo sprite, quando si clicca la bandierina verde non si fa niente, però quando ricevo il messaggio mostra numeri devo mostrarmi. Ora se io devo mostrarmi, magari quando clicco la bandierina verde faccio in modo di nascondermi. Eccolo qua. Quindi al cliccare della bandierina verde non si vedrà niente, lo sprite verrà nascosto. Ma quando invece ricevo mostra numeri, dovrò mostrarmi, ma non mostrarmi a caso, mostrarmi caricando il costume relativo al numero che voglio rappresentare. La prima cosa che devo fare quando ricevo mostra numeri è caricare il costume
corretto, quello che rappresenta il numero che voglio mostrare. Quindi andiamo a vedere un attimino qui la lista di numeri. In questo caso devo rappresentare il numero 8. Cosa succede? Il mio sprite deve rappresentare la casella numero 1, quindi diamo il comando per cambiare costume. Eccolo qui, nella categoria aspetto, abbiamo un bel comando. Passa al costume, nome del costume. Vedete, ho già la lista pronta di tutti i costumi che voglio caricare, che posso caricare. Cosa succede? Io voglio caricare il costume numero 8, perché devo rappresentare il numero 8. 8, il nome del costume è 8-glue. Benissimo. Cosa faccio? Devo comporre il nome del costume per poi passarglielo. Ho qui un operatore che mi permette di unire due stringhe, due parole. Unione di prima parola e seconda parola. Quindi che faccio? La prima parola sarà sicuramente data dal numero che voglio rappresentare, quindi elemento 1 di lista di numeri. La seconda parola sarà data da trattino glow. Il trattino si chiama dash. Cerchiamo di chiamarlo col proprio nome. Quindi l'unione di elemento contenuto al primo posto di lista di numeri è dash glow. Perfetto. Lo mettiamo qua. Ora abbiamo caricato il costume giusto, perché io qui non so a priori che numero dovrò rappresentare, quindi prendo l'elemento direttamente dalla lista. Non ci rimane che mostrare il nostro numero. Ecco qua, mostra. Perfetto. Facendo così, io clicco sulla bandierina verde, vado sullo stage, clicco sulla bandierina verde, genero la lista di numeri, invio a tutti la parola d'ordine mostra numeri, il mio sprite la riceve, quando ricevo mostra numeri, eseguo il comando. Passa al costume, numero contenuto al primo posto nella lista dei numeri è dash glow, perché abbiamo visto che i costumi hanno questo nome. 0 dash glow, 1 dash glow, 2 dash glow, 3 dash glow e così via. Quindi, se facciamo così, lancio il codice con la bandierina verde. Adesso viene nascosto, però nel caso specifico il numero 1 al primo posto viene contenuto il numero 1 e io rappresento il numero 1. Se lo rifaccio, ecco qua, 7 7. Abbiamo un piccolo problema. Come vedete, io ho caricato i numeri che vanno da 0 a 9 e ho soltanto questo modo adesso, per adesso, di rappresentarli. Invece la nostra lista viene caricata tra 1 e 10. Infatti al secondo posto c'è il numero 10. In questo momento io non ho la possibilità di rappresentare il numero 10. Posso rappresentare solo fino al numero 9. Quindi per continuare a utilizzare il nostro codice, come dicevo, si può riciclare, non lo buttiamo, non dobbiamo riscrivere niente, ma andiamo a fare una piccolissima modifica. Il numero a caso che dovrà essere estratto sarà compreso tra 0 e 9. Perfetto, ora non ho più la possibilità di sbagliare. Quando io clicco sulla bandierina verde verranno estratti tutti i numeri compresi tra 0 e 9 e non più tra 1 e 10. In questo modo io li posso rappresentare tutti senza problemi con i costumi che ho a disposizione. Nascondiamo la lista di numeri. Benissimo, io con questo sprite sto rappresentando il primo numero, devo rappresentare gli altri 4, il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. O meglio, il primo lo sto già rappresentando. Scratch ci offre una funzione molto comoda, quella della duplicazione. Cosa vuol dire? Io posso duplicare il mio sprite. Praticamente lo sto clonando. Se io faccio duplica, eccolo qui, ho un secondo sprite identico con, lo seleziono, con gli stessi identici costumi,
lo stesso codice, identico, proprio uguale uguale. Lo prendo, lo sposto qui dove voglio che compaia e vado a modificare il codice. Perché? Perché questo sprite dovrà rappresentare l'elemento numero 2 della lista di numeri. Quindi scrivo qui 2. Benissimo. Facciamo così anche per gli altri sprite che dovranno rappresentare gli altri numeri. Quindi duplico. Perfetto. Lo metto nel punto in cui voglio che compaia e vado a modificare qui 3. Vedete che è selezionato? Se io seleziono il secondo, 2. Se seleziono il primo, 1. Quindi andiamo ancora a duplicare il terzo. Duplica. Ecco qui. Questo dovrà mostrare l'elemento contenuto nella casella 4 e poi il quinto. Selezioniamo e andiamo a scrivere 5. Perfetto. Ora se clicco sulla bandierina verde, ecco qui, abbiamo i nostri numeri. Se andiamo a fare un confronto con la lista, 4, 3, 2, 9, 8. 4, 3, 2, 9, 8. Ancora. E ancora e ancora. Avremo i nostri numeri stampati a video in maniera grafica carina. Questo era un piccolo esempio di rappresentazione grafica dei nostri numeri estratti a caso e messi in una lista. Dal prossimo video vedremo come utilizzarli per fare dei piccoli giochini, delle rappresentazioni o qualunque altra cosa. Se avete domande scrivete sotto il video, altrimenti potete contattarmi nella pagina di Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!